ecco, ecco, stanno per entrare, quindi ecco qui la campanella ed ecco che inizia la processione che introduce il Bambino Gesù all'interno della Basilica. Ecco, praticamente inizia il Natale, la processione è preceduta dal Libro del Vangelo portato da uno dei diaconi e poi i concelebranti, il parroco del Duomo Don Aldino ed ecco il Vescovo con il Bambino Gesù portato in processione, attraversa praticamente la navata laterale con la corale che lo accompagna. Adesso attraversando la navata laterale apparirà proprio al di sotto del transetto, eccolo qui, e quindi l'ingresso poi fino al presbiterio dove verrà deposto il Bambino Gesù e poi il raggiungimento fino all'altare per celebrare la Santa Messa. La statua del bambinello poi alla fine della messa sarà tolta da dove si trova e verrà deposta invece nel presepe che si trova proprio qui vicino dove ci troviamo noi, vale a dire all'interno della cappelletta del Santissimo Sacramento. Ecco il Vescovo che si porta nella zona in cui viene posizionato il bambino, statua del Bambino Gesù, e adesso verrà incensata con l'incenso, quando l'incenso ovviamente serve a glorificare proprio la statua del Bambino Gesù. C'è la corale che accompagna con il canto e allora noi lasciamo andare proprio alla corale questo canto di introduzione e inizia qui la celebrazione del Santo Natale. Vescovo sta incensando l'altare per prepararlo alla celebrazione. Il crocifisso che si trova alla sinistra dell'altare, rispetto ovviamente a dove si pone il celebrante, da chi guarda è alla destra, e il vescovo che continua ad incensare l'altare per appunto poter poi prendere posto e iniziare la Santa Messa. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, una grande gioia inonda il mondo e l'universo intero per la nascita del Cristo. Il Figlio di Dio, il Verbo, si è incarnato per la nostra salvezza. Oggi è nato il Salvatore. Celebriamo con fede questi santi misteri, riconoscendo i nostri peccati, perché il Cristo continui a nascere veramente nei nostri cuori.
Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria dei Patri.
preghiamo. O Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei tuoi misteri, di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce ripulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere, e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della Pace. Grande sarà il suo potere, e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno. Che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedetto.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini, e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani, e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vi annuncio una grande gioia. Oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Ecco, adesso è il momento della lettura del Vangelo, il Vangelo secondo Luca, secondo capitolo, versetti 1-14. È il diacono che porta in processione il testo sacro, il libro del Vangelo, andrà fino al pulpito, poi incenserà le pagine del Vangelo e darà la lettura del passo evangelico che annuncia proprio la nascita di Gesù Cristo, che vedete in questa inquadratura il bambinello inquadrato e il, fra poco vedremo proprio il diacono che leggerà il passo del Vangelo. Adesso sta incensando il libro del Vangelo ed ecco adesso la lettura, dopodiché ci sarà l'omelia del Vescovo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore,
Ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, è terminata la lettura del Vangelo. Adesso il libro del Vangelo viene riportato sull'altare e ci sarà il messaggio di Natale del Vescovo. Ecco che arriva il libro del Vangelo, dove si trova il Vescovo Seccia, che adesso impartirà la benedizione con il libro del Vangelo. Eccolo lì, sta benedicendo la folla con il Vangelo. E adesso il Vescovo si porterà al centro del presbiterio, dovrebbe tenere la sua omelia di fronte all'altare, al centro del presbiterio, indossa la mitra e con la pastorale, anzi no, l'omelia il vescovo la farà proprio dal posto in cui ha iniziato a celebrare la messa. Allora ascoltiamo le parole del vescovo, il messaggio di Natale. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, in questa santa notte celebriamo la viva memoria della venuta di Dio in mezzo a noi, del compimento della promessa fatta da Dio sin dall'inizio della creazione ai nostri progenitori, quando dopo l'atto di autosufficienza da parte della creatura, Dio promette il Salvatore. Dio promette colui che avrebbe riconciliato definitivamente gli uomini con Dio. Ecco la nascita di Gesù. Perciò la Chiesa esulta di gioia e tutta l'umanità accoglie questa nascita sorpresa da un grande stupore, sia per la luce che illumina la notte, sia per il canto degli angeli che annunziano la pace, sia per tutte quelle condizioni che si verificano e che gli evangelisti, in modo particolare Luca e Matteo, ci riportano con una particolare precisione. Quasi a dirci che Dio si inserisce volutamente nella storia, la storia guidata dai grandi, l'impero romano, che raggiungeva il momento più alto della sua espansione. Questo impero che addirittura voleva cominciare appunto a rendersi conto attraverso un censimento quanti fossero gli abitanti, le persone che vivevano nell'ambito di questo potere. Ma in questa storia, e di questa storia fa pure parte il piccolo popolo di Israele, ciò che rimane del popolo della grande alleanza, del popolo che aveva tramandato appunto la promessa e non la vedeva mai realizzata, perché a causa delle guerre, dei predomini, delle deportazioni, delle schiavitù,
dall'Egitto alla Babilonia, all'Assiria, il popolo di Israele sognava sempre di stare a Gerusalemme, di accogliere il Redentore, ma ecco che solo quando il tempo di Dio si compie, questa storia che è guidata dai potenti, ma diventa per Dio il luogo, lo scenario nel quale Dio si manifesta. E oggi viene a dirci, o meglio a proporci, una domanda molto semplice. Siamo noi disposti a riconoscere l'agire di Dio nella nostra storia? In fondo il Natale è proprio questo, il senso ultimo, vero, perché se riprendiamo le letture che abbiamo appena ascoltato, la storia si ripete con una particolare quasi attualità e corrispondenza, e rimane sempre questa grande domanda per noi, per ciascuno di noi: ma sappiamo riconoscere i segni di Dio? Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, diceva Isaia già parecchi secoli prima di Cristo. E l'Apostolo, scrivendo a Tito, gli ricordava che è apparsa la grazia. Che cos'è questa grazia se non proprio la presenza del Figlio di Dio in mezzo a noi? La presenza di colui che porta a compimento un disegno di salvezza atteso per secoli. Ma il modo di agire di Dio non è secondo il modo di agire degli uomini. Alla doverosa, direi, solennità, festa che noi facciamo nel corso dell'anno liturgico, alle feste che si fanno quando nasce per esempio il figlio di un re, e abbiamo visto qualche esempio in questi ultimi decenni, corrisponde la nascita del Figlio di Dio che non trova posto in un albergo ed è deposto in una mangiatoia. Troviamo che Dio sceglie quella umiltà, quella, direi, riservatezza, quella mancanza di solennità che però viene scossa dai fenomeni della natura, da ciò che l'Evangelista ci ha descritto, e cioè i pastori che sentono, avvertono qualcosa, gli angeli che annunziano questa lieta notizia: non prendete paura, vi annunzio una grande notizia. Oggi è nato per voi il Salvatore. Ed ecco il cuore del Natale. Direi il messaggio che vorrei invitarvi a portare a casa questa notte. Oggi. Sì, non ieri 2000 anni fa, ma oggi. Oggi in questa Eucaristia, oggi nella nostra assemblea liturgica, oggi in questa notte segnata da tanti pensieri e da tanti problemi, magari anche dalle solite difficoltà concrete che non possiamo nemmeno sorvolare o dimenticare mentre sentiamo il cuore in festa per la nascita di Cristo. Sì, oggi è nato per noi il Salvatore. Ma Cristo è il Salvatore? Lo consideriamo il nostro Salvatore? Cristo porta luce nella nostra vita, nei nostri problemi, nei nostri modi di affrontare le difficoltà, di affrontare le situazioni turbolente della vita nazionale, internazionale, familiare. Celebrare il Natale significa non
fare festa in un modo obbligato, ma fare festa perché il cuore è in festa, perché chi accoglie Cristo accoglie la speranza. Chi crede che colui che viene celebrato, che è nato, è il Figlio di Dio, non può essere nella tristezza. Sa che ciò che Dio ha promesso si realizza. E la promessa di Dio non è effimera, non è illusoria, è una promessa certa ed ha lo spessore della speranza teologale. Dio realizza tutte i pensieri e le promesse di bene perché il popolo che cammina nelle tenebre attinge finalmente alla luce e riesce a vedere con gli occhi della fede ciò che Dio vuole mostrargli. Ecco il senso del Natale. Lo contempleremo tra poco nel segno ancora una volta umile, potremmo dire quasi insignificante, del pane e del vino, ma diventano per noi il corpo e il sangue di Cristo. E allora tutto questo, miei cari, non può essere un semplice rito, no. E guai a noi se lo vivessimo come un rito abituale che deve segnare il 25 dicembre. Tutto questo deve essere per noi una esperienza forte di fede ed è l'occasione nella quale dobbiamo riscoprire la bellezza del dialogo tra Dio e noi, tra noi e Dio. Così come i pastori vanno e si limitano magari solo a guardare, ad adorare, ma sentono l'annuncio, vedono la luce, si muovono, così anche noi dobbiamo andare incontro al Signore e dobbiamo andare incontro a Lui con le stesse dimensioni, capacità, atteggiamenti con cui Cristo è venuto, cioè quello dell'umiltà, della non autosufficienza, non dell'orgoglio, non della potenza, non del credere che ormai possiamo fare tutto. Abbiamo già capito, pur nel breve arco della nostra esistenza che stiamo attraversando, senza andare a tutti i libri di storia, che quando l'uomo fonda la propria vita su valori diversi da quelli della verità, della giustizia, della fede, prima o poi tutto si riduce ad una illusione. Quando l'uomo pone alla base del significato della vita anche la ricchezza, credendo di poter arrivare a tutto, prima o poi si ritrova veramente con un pugno di mosche in mano, nel senso che possederà tanto, ma avrà perso la propria anima, cioè la propria coscienza di essere figlio di Dio, di venire da Dio e di dover tornare a Dio. Il nostro cammino deve essere segnato appunto da questa umiltà. Quando oggi si va a Gerusalemme, per poter entrare là dove è custodita la grotta della Natività, bisogna necessariamente inchinarsi, perché c'è stato un periodo in cui i soldati entravano lì con i cavalli. E allora, per impedire questo scempio che si stava facendo, ecco che è stata fatta una porta molto piccola, in modo che i cavalli non possono più entrare fino alla grotta della Natività, un luogo raccolto dove c'è l'incontro con il mistero. Ebbene, anche noi, diceva poco fa il Papa, ho sentito un pezzo della sua omelia, dobbiamo scendere da cavallo se vogliamo incontrare Dio. Cioè dobbiamo mettere da parte il nostro orgoglio, la nostra presunzione. Dobbiamo tornare ad amarci di più
per poter amare di più Dio, ad amare Dio di più, per poterci amare nel modo migliore tra di noi, riscoprendo quei valori, innanzitutto il valore della famiglia che Maria, Giuseppe e il bambino ci propongono nel Natale, che è il luogo dove l'amore di Dio si manifesta fino a quando l'uomo non lo rifiuta, fino a quando l'uomo non crede, anche in questo caso, di poter fare a meno di ciò che Dio gli ha indicato. E allora festeggiamo bene il Santo Natale. Accogliamo Cristo che viene in noi, accogliamolo nel nostro cuore, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, e adoriamo il mistero della Natività con la fede di Francesco d'Assisi, che volle lui inventarsi il presepio, non perché voleva ricostruire un luogo immaginario, ma perché voleva adorare il mistero del Dio che si è fatto carne. Ecco, anche noi, con lo spirito di San Francesco d'Assisi, quando in casa o in chiesa passiamo davanti al presepe, facciamo la nostra professione di fede nel Dio fatto uomo, nel Dio che ci ricorda la nostra grande dignità di suoi figli e quindi di essere anche fratelli tra di noi. Diventiamo operatori di bene, seminatori di pace, costruttori di una civiltà dell'amore, per poter essere oggi all'altezza dell'esigenza dei tempi che stiamo vivendo. Non lasciamoci trasportare dalla corrente. Sappiamo tenere alto l'onore della nostra fede, la convinzione della nostra speranza, e così il Signore ci potrà donare tutta la grandezza del suo amore. Buon Natale a tutti, sia lodato Gesù Cristo. Terminata l'omelia del Vescovo e adesso c'è un attimo di raccoglimento e poi inizierà la professione di fede con la recita Credo del in credo, un solo ecco. Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unico Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato. Sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Per noi risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in questa santa notte in cui si sono manifestati la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini,
supplichiamo Dio Padre, confidando non nelle nostre opere di giustizia, ma nella sua misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché accolga con gioia l'annuncio della nascita del Redentore che la Vergine Maria concepì e diede alla luce. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la pace tra gli uomini che Dio ama, perché ovunque sulla terra si operi a favore del progresso e della condivisione dei beni. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i bambini che vengono alla luce, perché siano accolti dai genitori, sostenuti dalle strutture sociali in modo concreto, per un futuro di speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa nostra comunità, perché il bambino Gesù, nato a Betlemme, diffonda con abbondanza nei nostri cuori la gioia e l'amore fraterno. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore Dio nostro, ascolta le preghiere dei tuoi fedeli. A te le affida la Santa Chiesa tramite colei che ebbe il privilegio di essere la Madre Castissima del Dio fatto uomo. Per Cristo nostro Signore. È il momento adesso della liturgia eucaristica, vale a dire dell'offertorio. Adesso il Vescovo, come vedete, si porterà sull'altare e comincerà a presentare il pane e il vino. Non è ancora il momento della consacrazione, che ci sarà più tardi, però offrirà il pane e poi l'acqua unita al vino. E praticamente si sta preparando l'altare per questa fase, che è una di quelle cruciali della messa. È la parte in cui appunto ci si introduce all'Eucarestia. Ecco il Vescovo che si avvicina all'altare e inizia la parte della liturgia eucaristica, il cuore della messa, la presentazione dell'ostia, del pane. In questo momento il Vescovo dice: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà in questo caso abbiamo ricevuto questo calice, frutto della vite e del lavoro dell'uomo, e lo presentiamo a te perché diventi il sangue di Cristo. In precedenza aveva detto: perché diventi il corpo di Cristo, presentando l'ostia. Ci sarà adesso ancora una volta l'opera di incensamento, e verrà incensato il Vescovo, poi l'altare, e poi alla fine verranno incensati anche coloro che assistono alla celebrazione. Ecco il Vescovo che incensa il calice con l'acqua e il vino e l'ostia, poi incensa nuovamente l'altare. Dopodiché sarà il diacono a incensare il Vescovo e a portarsi proprio nella zona del transetto, dove incenserà tutti i presenti, ovviamente quelli della navata centrale. Ecco che si è arrivati alla croce, e poi ancora continua il giro dell'altare, e adesso il Vescovo sarà incensato dal diacono. Ecco che in questo momento il diacono incensa il Vescovo, che è il celebrante, e adesso si porterà verso i fedeli per incensare loro
questo perlomeno prevede la liturgia, così è infatti, adesso sono quelli che si trovano nell'abside e poi si porterà nella parte del transetto dove incenserà tutti i presenti. Ecco adesso nella parte centrale della cattedrale ed ecco che incensa coloro che sono presenti alla celebrazione. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo misterioso scambio di doni. Trasformaci nel Cristo tuo Figlio che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono gli occhi al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo
che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunciamo la tua morte, Signore, nella testa della tua celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Berardo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Il sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrino sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Michele, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore.
e congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ed ora accompagnate dai canti della corale del Duomo di Teramo, dopo che il Vescovo avrà mangiato del corpo di Cristo e bevuto del sangue di Cristo, ci sarà la distribuzione dell'Eucaristia fatta attraverso la navata centrale e poi anche in quelle laterali, accompagnata dai canti natalizi, che sono adesso i canti tipici del Natale. In questo caso si tratta di Astro del Ciel, In notte placida e O Magnum Mysterium. Thank you.
mangiate, disse Gesù durante l'ultima cena, prendete e bevete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E questo è il punto centrale della messa, vale a dire quello del sacrificio del Figlio di Dio che offre se stesso per la salvezza dell'uomo. E dunque è il momento dell'Eucaristia. Corpo di Cristo, sacrificatosi proprio per la salvezza dell'umanità, quel Cristo che oggi viene ricordato, si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, come scrive nel suo Vangelo Giovanni, verbum caro factum est et abitavi in nobis, il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. È l'inizio del Vangelo di Giovanni, che sarà la lettura del Vangelo, della messa del giorno, quella di domani, del giorno di Natale, perché ovviamente la pagina del Vangelo è diversa rispetto a quella della notte. Di Natale indosserà la mitra e avrà nelle mani il pastorale per impartire la benedizione di Natale. Preghiamo. O Dio, che ci hai convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza per giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Della benedizione vorrei rivolgere a tutti, ecco, un fraterno e paterno augurio per un santo Natale veramente all'insegna della contemplazione del Figlio di Dio venuto tra noi, in modo particolare a tutte le vostre famiglie,
a tutti gli ammalati, gli anziani, a quanti hanno potuto seguire in diretta questa celebrazione eucaristica, che ovviamente non soddisfa il precetto della partecipazione personale per quanti stanno in buona salute, ma unicamente per gli ammalati e gli anziani che, non avendo la possibilità di partecipare direttamente alla Santa Messa, grazie a Teleponte hanno potuto seguire stasera questa celebrazione. Che il giorno del Natale sia anche un bel giorno per la famiglia. E l'augurio che nasce veramente dal cuore del Vescovo, che le famiglie possano respirare il clima del Natale non per lo scambio dei regali, ma per lo scambio dei cuori, lo scambio e la riscoperta di quei sentimenti autentici che devono essere radicati proprio nella nostra fede e che dobbiamo chiedere in dono al Signore. Portate nelle vostre case proprio questo augurio e questo impegno, perché con la grazia di Dio le vostre famiglie possano sempre più vivere e partecipare di quell'amore che Cristo è venuto a portare nel mondo. Ed è la forza di questo amore che diventa speranza nell'affrontare e superare le inevitabili difficoltà di questo momento. Il Signore sia con voi. Dio, che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori lieto annunzio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. L'Emanuele, il Dio con noi, sia la nostra gioia e la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, è terminata la celebrazione, adesso in processione i concelebranti usciranno strada inversa rispetto a quella fatta in precedenza, mentre il coro intona "Tu scendi dalle stelle". Il Vescovo ha voluto ringraziare anche noi di Teleponte, ribadendo e ricordando che questa messa ha un valore di precetto, ovviamente per coloro che sono malati, gli anziani, coloro che non possono muoversi da casa, di seguire questa celebrazione eucaristica attraverso la nostra televisione, il nostro canale. Tutti gli altri ovviamente avranno la possibilità di recarsi a messa domani mattina per seguire la messa del giorno, avendo avuto la possibilità di seguire almeno quella della notte, se impossibilitati ad uscire. Si chiude qui dunque questa diretta della messa di Natale dal Duomo di Teramo. È stata la prima volta di una messa in diretta. Adesso vedete che tutti vanno a rendere omaggio al bambinello che è stato deposto lì sotto al baldacchino, dopodiché ovviamente ci sarà la deposizione della statua del bambino Gesù nel presepio, perché da questa sera, da questo momento, dal momento del Gloria, ha titolo di stare lì, in quanto in quel momento
si ricorda la nascita di Gesù Cristo. Bene, chiudiamo qui questa nostra diretta dal Duomo di Teramo, ovviamente a nome di tutta Teleponte, del nostro editore, della tutta la redazione, di tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questa diretta, da Pier Ferdinando Piccioni a Sergio De Angelis, a Pirro Baldassarre, ad Antonio Dorazio, a Giancarlo Rapagnà, e in nome di tutto lo staff tecnico, giornalistico e mio personale, ovviamente, che anche da parte del nostro editore, i migliori auguri di Buon Natale a tutti coloro che ci hanno seguito. Che sia veramente un Natale sereno, felice, dove si possano magari mettere da parte quelle che sono le difficoltà del momento e vivere un Natale mistico, un Natale rivolto proprio al ricordo del Dio che si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Buon Natale a tutti.